Ciao a tutti da Vittorio. Dobbiamo parlare di Alessio Romagnoli e della sua vicenda, della sua trattativa con la Lazio. Prima però voglio ringraziarvi a tutti voi perché ieri sono arrivato a 6.000 iscritti. Poi due si sono cancellati, ma al momento in cui sto registrando questo video oggi abbiamo superato i 6.000 iscritti. Vi ringrazio tantissimo, non sapete quanto è importante per me. Ma torniamo a parlare di Romagnoli. Alessio Romagnoli è in uscita dal Milan. Il Milan ha provato fino a dicembre a trovare un accordo per il possibile rinnovo, ma le parti non hanno trovato un accordo. Romagnoli voleva andare via e il Milan non ha alzato l'offerta per accontentare il giocatore. Romagnoli vorrebbe realizzare il suo sogno e tornare, anzi, andare per la prima volta alla Lazio, la sua squadra del cuore. Ci sono state dei contatti partiti a settembre dello scorso anno. Un paio di settimane fa c'è stato un altro incontro, però siamo fermi a quella situazione. La Lazio e Romagnoli si sono incontrati. La Lazio sa benissimo lo stipendio che vuole Romagnoli, ovvero qualcosa superiore a 3 milioni. La Lazio avrebbe offerto leggermente di meno. Romagnoli vorrebbe 3 milioni e mezzo col bonus. La Lazio sa questa cifra. Bisogna affondare il colpo, fare un'altra riunione con Romagnoli e i suoi agenti e offrire lo stipendio che vuole Romagnoli. La cosa assurda è che dall'ultimo appuntamento non c'è stato più un contatto. La Lazio non si muove e onestamente non si capisce il perché. Romagnoli è un giocatore gradito da Sarri, è un giocatore che ha mostrato interesse a venire alla Lazio, non ci sono al momento altre trattative. Non ci sono problemi, la Lazio dovrebbe solamente ricontattare l'agente e chiudere la trattativa offrendo quei 3 milioni e mezzo che vuole il giocatore. E invece l'Odidettare non si sono più fatti vivi, l'Odidettare non si sono più mossi e onestamente non capiamo il motivo di questa mossa. Sostanzialmente la Lazio ha detto ci faremo risentire, ma non si è mai più fatta sentire. Ovviamente Romagnoli aspetta la Lazio perché vorrebbe andare alla Lazio. Questo silenzio sicuramente non fa piacere a Romagnoli, che è una situazione di limbo, aspetta di sapere se la Lazio alzerà l'offerta, altrimenti si guarderà intorno. E questo è uno dei problemi gravi, perché Romagnoli, come ho detto spesso, non è sicuramente Nesta, ma non è neanche un giocatore di seconda fascia. È un buon difensore, uno che farebbe fare un salto in avanti alla difesa della Lazio. Ed essendo un buon difensore, è anche un giocatore cercato da altre squadre. La Juventus ha fatto un'indagine, non si è mossa ufficialmente, ha chiesto informazioni. Si dice che anche il Barcellona stia chiedendo informazioni su Alessio Romagnoli. Insomma, se l'Udito aspetterà ancora un po', c'è il grosso pericolo che Romagnoli firmi per un'altra squadra. E bisogna essere onesti e dire che se Lotito si farà scappare Romagnoli sarà veramente una cosa imbarazzante. Non perché Romagnoli sia un fenomeno, eccetera, ma perché il giocatore non ha mai nascosto la volontà di andare alla Lazio. Al momento non ci sta nessun'altra squadra che ha presentato un'offerta seria e quindi Romagnoli è in mano alla Lazio, ma la Lazio non vuole chiudere e questo mi fa letteralmente impazzire. Non si può tirare sempre per le lunghe ogni trattativa. Romagnoli ha messo il prezzo, la Lazio ha conoscenza, bisogna solo chiudere, affondare, offrire quel prezzo e portare a casa il calciatore. E invece Lotito aspetta, e invece Lotito non si è mosso. Magari aspetta una chiamata dall'agente di Romagnoli per dire va bene, facciamo anche a meno, cosa che obiettivamente non credo che succederà perché Romagnoli è un giocatore di un certo livello, di un certo prestigio che ha sicuramente tanto mercato al di fuori della Lazio. Abbiamo detto spesso, la Lazio quest'estate ha bisogno di almeno due buoni difensori centrali. Uno poteva essere Alessio Romagnoli, ma il tempo passa e la Lazio non stringe. Prendiamo altri esempi. L'Inter ha già chiuso per il portiere del futuro. L'Inter si sta muovendo per altri giocatori. La Lazio è ferma su Romagnoli. Non solo è ferma, ma non sta neanche affondando il colpo. Si potrebbe fare un'altra riunione per vedere se si possono limare alcuni dettagli. Niente, silenzio assoluto. Una cosa che onestamente lascia basiti. Non è un problema economico perché la Lazio può firmare il giocatore sperando di liberarsi di alcuni ingaggi. Sappiamo già che Lukaku non tornerà, almeno 6-7 giocatori in scadenza che libereranno stipendi per la Lazio, soldi che possono essere riutilizzati per offrire lo stipendio che vuole ad Alessio Romagnoli. Non è un problema di budget, però bisogna affondare il colpo, non si può aspettare oltre perché il pericolo che Romagnoli vada da un'altra parte è concreto. E se dovesse succedere, veramente Lotito si dovrebbe nascondere perché questa è una trattativa facile facile che la Lazio sta cercando in tutti i modi di mandare in fumo.
Questo è il mio giudizio. Cosa ne pensate voi della situazione? Scrivetelo nei commenti qua sotto e ci rivediamo alle 18 per un altro video. Ciao!